Shape of You di Ed Sheeran è il brano più ascoltato di tutti i tempi su Spotify. Ha battuto il precedente record di Major Lazer con Lennon e ha superato anche Despacito, di grazia. In questo video vediamo come è nato questo brano e cosa possiamo portarci a casa noi DJ. C'è un bellissimo video del New York Times da cui traiamo spunto, che ricostruisce proprio come è nato il brano di Ed Sheeran, Shape of You. Ed Sheeran era in studio con un produttore, Steve Mac, e un altro autore, Johnny McAdam, e avevano in programma di fare alcuni brani. L'idea da cui nasce tutto è questo loop fatto con il synth. I didn't make the song to be mine to sing. Curioso notare come Ed Sheeran fosse molto impaziente e abbia iniziato subito a creare la parte ritmica semplicemente percuotendo le mani sulla chitarra. Non voleva neanche cercare un suono simile nella libreria, ma hanno registrato quel suono che costituisce quindi la ritmica di tutto il brano. Essendo un loop unico che si ripete per tutta la traccia, ci doveva essere qualcosa che si muoveva. Ecco quindi che la ritmica e la melodia è fatta tutta con la voce. La voce non è mai statica, ma cambia continuamente, si evolve e crea le varie parti della canzone, sempre rimanendo sullo stesso giro di accordi. Come abbiamo già detto in un video di un po' di tempo fa, è tutta una questione di tensione e rilascio, che infatti si sviluppa aggiungendo delle nuove parti e dei nuovi suoni, oppure togliendoli al momento giusto. I quite like. Nel video poi ci racconta anche come è nato, sia le parole che il ritornello, ma quello ci interessa relativamente. È importante notare il fatto che è stata un'operazione molto veloce. Il brano tra iniziarlo e finito ci hanno messo circa un'ora e mezzo. È buffo pensare a Ed Sheeran che scrive il ritornello mentre gioca con i Lego. È un po' il modo per distrarsi un attimo. E ci fa anche capire un po' il personaggio, che pur essendo diventato una superstar è comunque un ragazzo, è abbastanza timido, ha sempre bisogno di nascondersi dietro la chitarra che gli offre una sorta di protezione. E infatti in un brano come questo, dove la chitarra soltanto va a colorare qua e là l'arrangiamento con qualche suono, è un po' strano per lui, e infatti lui l'aveva pensato per Rihanna. Quando poi l'ha fatto sentire al discografico, questi l'ha detto: no, guarda, il brano va benissimo così, non lo dare via assolutamente. E infatti ha avuto ragione. Cosa impariamo noi DJ da tutto questo? Innanzitutto che se c'è qualcosa che sta fermo nel nostro brano, ci deve essere qualcos'altro che si muove. Non necessariamente deve essere l'arrangiamento o il giro d'accordi, in questo caso è soprattutto la voce che cambia e si evolve. I momenti di tensione e di rilascio, di cui faccio riferimento ad un vecchio video, il link qua sotto, e soprattutto che non c'è bisogno di tanti suoni e tantissimo tempo per creare qualcosa che funziona veramente. Il brano è nato in un'ora e mezzo e, come dice Steve Mac, è stata la migliore ora e mezzo della sua vita. Mi piace anche la frase dell'altro autore, Johnny McAdam, che dice: non è una scienza esatta, è molto più complicato. E infatti è veramente così. Creare qualcosa che funziona è veramente un mix di tutta una serie di elementi e anche di feeling, di una chimica che si viene a creare. In quel caso è bene lavorarci subito e portarla in fondo nel più breve tempo possibile. Commenta pure qua sotto, dici che ne pensi. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!